Il porno è veramente, come dire, appunto, la letteratura, no? Ci trovi dentro veramente di tutto, dalle cose belle, le cose brutte, le cose trash, le cose sperimentali. Il bello della pornografia è c'è posto per tutti. Qualcosa che tu fai piacerà sempre a qualcuno. Possiamo dire che praticamente tutti guardano il porno, ma quasi nessuno lo ammette, persino le donne. E oggi siamo qui a parlarne in modo quantomeno inedito insieme a Monica Stambrini, regista di King Kong, e io sono Valentina Nappi. Grazie mille Monica per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Monica, se posso chiedere, come hai capito che volevi fare la regista? Non porno. Porno, non porno. Mi è sempre piaciuto il cinema, nel senso come da spettatrice, quindi con mio padre mi portava sempre al cinema. Lui aveva un proiettore in 16 mm, quindi prendevamo le pizze di pellicola, facevamo le proiezioni, quindi insomma... Si respirava in casa. Esatto, fin da bambina proprio era tipo una magia il cinema. Durante il periodo di formazione, ma anche durante la tua carriera da regista, ti è mai capitato di essere l'unica donna nella stanza? A un certo punto, quando ho fatto la scuola di cinema a Milano, la Civica, eravamo, mi sembra, 4-5 registi, però ero l'unica donna. No, adesso ovviamente no. Fortunatamente. Fortunatamente, sì. E come ti è venuta l'idea di girare un porno? Io non mi sono messa a far porno per entrare dentro l'industria del porno. Era un'operazione artistica, diciamo. Era una provocazione anche un po' provocatoria nei confronti del cinema. Cioè, è così difficile fare la regista e fare, trovare i soldi? Bene, e allora faccio porno. Ho incominciato a chiedere a tutte le registe che conoscevo e anche quelle che non conoscevo, le abbordavo quando le incontravo, alcune le abbiamo chiamate, tu vorresti fare un film porno? Quindi poi ci siamo messe insieme come ragazze del porno, abbiamo fatto un'associazione, abbiamo ragionato all'infinito, come fanno spesso le donne, ma anche il suo bello, e su fare porno, fare erotico. Qual è la differenza tra erotico e porno? Ma da un punto di vista proprio legale di censura e distribuzione, il pornografico è proprio il vedere il dettaglio, ecco. Un pene eretto fa vietato ai minori di 18 anni. Il pene è molto suscettibile alla censura. Ovviamente una donna nuda ormai... Sdoganato. Una volta anche le droghe facevano 14, vietato 14, così adesso credo che questa cosa sia decaduta, mentre la sessualità tiene duro. Letteralmente. Yes. A volte si pensa che la pornografia femminile debba essere necessariamente romantica. Perché? Credo che alle donne, come agli uomini, ognuno piace una cosa diversa. Giochiamo a generalizzare. Le donne gli piacciono più le premesse, la situazione, l'atmosfera, i preliminari. Che non è del tutto sbagliato, cioè dipende anche dove te lo guardi un porno, perché se te lo guardi sul telefonino, su un laptop, il tuo fine è quello, diciamo, di masturbazione, di ciuccio, no? Per metterti a dormire, allora forse vuoi arrivare subito al punto. Se invece tu sei seduto in un cinema e vuoi vedere una cosa che un po' ti stupisce, un po' ti eccita, un po' così, allora ci stanno tutte le premesse e preamboli. C'è qualcosa di liberatorio nel girare un porno dal punto di vista proprio della tua... Tantissimo. Quella è la parte più divertente. Ma anche solo perché c'è un'energia, la gente è tutta eccitata, capito? Ma non gli attori. Sì, gli attori magari sono quelli meno eccitati di tutta la troupe. Cioè la gente non vedeva l'ora. Io chiamavo e dicevo, vorresti fare un film porno? Ma certo, correvano tutti. E come ha funzionato il processo di casting per il tuo film? Il processo di casting è stato complicato perché a un certo punto mi sono resa conto che gli attori e le attrici avrebbero avuto problemi. Se fai l'attore o l'attrice ti esponi molto di più. Ci sei tu, il tuo corpo, il tuo viso, che giri anche su internet senza controllo. E abbiamo fatto un open call su internet dicendo cerchiamo attori porno per un film. E vabbè, lì è stato, cioè sono arrivate proprio, cioè siamo stati... Si è scatenato l'inferno. Esatto. A quel punto ci siamo resi conto che era come una sorta di indagine sociologica, capito? Perché cioè, avevamo tantissime richieste per fare provini. Hai incontrato qualche tipo di resistenza da parte di parenti, conoscenti, amici?
Sicuramente un po' di shock, appunto. Cioè, uno lo fa anche apposta. Sì, volevi vedere la reazione. Non c'è nessuna resistenza, che palle. Io non capisco come ci si possa ancora oggigiorno scandalizzare per la rappresentazione della sessualità. Cioè, lo trovo veramente ipocrita. Oggigiorno i ragazzini che da quando hanno 6 anni, no, sono messi davanti a un display che è collegato a internet, sono molto esposti, non è certo una cosa che si devono andare a cercare, no? Tra l'altro spesso è l'unica educazione sessuale che ricevono e quindi è... non è filtrata, non è organizzata. Si sente spesso dire, quando si parla di sex work, insomma il porno fa eccezione, si parla della mercificazione del corpo della donna. Tu cosa ne pensi? Penso che la mercificazione del corpo della donna e dell'uomo ormai sia dappertutto. Cioè, se la vogliamo vedere così, anche un attore allora è mercificato, ma pure un giocatore di calcio, no? È mercificato. È un business e quindi fa merce di quello che vende. Tra una scena di sesso girata per il cinema e una scena di sesso girata per un film porno, qual è la differenza? Che nella scena di sesso girata per il cinema devi fare veramente i salti mortali per evitare la mutanda trasparente messa sotto. C'è tutta una serie di ostacoli. Mentre il sesso per finta lo puoi simulare all'infinito volendo. Nel porno tutto gira attorno all'erezione, ecco. Ah, quindi il tempo, chiaro, è comunque limitato, perché esatto, ci sono dei limiti fisici che magari puoi stiracchiare, però non puoi forzare. Monica, grazie mille. Ho imparato un sacco di cose. Dai! Sono ribaltata oggi, però.